benvenuti a Flash News, la striscia quotidiana di informazione in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19 sui canali social di Per Sempre News. Oggi parliamo delle dichiarazioni del ministro Speranza che esulta per il fatto che l'Italia sia tornata interamente in zona bianca. Queste le sue dichiarazioni. Adesso tutta l'Italia è in zona bianca, abbiamo fatto un grande passo in avanti. Nessuno nel mondo dice che ne siamo fuori, la lotta al virus è ancora una partita aperta e delicata. Siamo tra i primi paesi nel mondo, davanti a Germania, Francia e Gran Bretagna, aggiunto sul tema vaccini. Invece, se da un lato esulta appunto per il fatto che tutto lo stivale sia tornato bianco, dall'altro sembra che il ministro freni sulla questione terza dose. In effetti dice che abbiamo un margine per valutare e vedere. Ricordiamo che è partita appunto la somministrazione della terza dose per le categorie fragili e il ministro Speranza sta valutando per continuare più over 60 ed eventualmente altre categorie. Queste le sue dichiarazioni in proposito. La terza dose è un pezzo importante della strategia che abbiamo messo in campo. Si parte subito, abbiamo già somministrato quasi 3.000 terze dosi, 300.000 terze dosi. Le categorie indicate sono molte e alcuni non hanno ancora 6 mesi trascorsi dal ciclo primario, quindi non saranno ancora tutti vaccinati subito. Si attendono ulteriori sviluppi in merito ed altre dichiarazioni del ministro Speranza per quanto riguarda la terza dose e le categorie che dovranno essere somministrate. Questo è Flash News, grazie per averci seguito, appuntamento a domani alle ore 19.